da piccola sono sempre stata molto insicura, ma allo stesso tempo molto perfezionista. Da me ho sempre voluto tanto, il massimo. E quindi mi stressavo molto da sola. Poi ovviamente ci sono state tutta una serie di avvenimenti che secondo me hanno influito molto su questa cosa. Insomma, si sono uniti tanti aspetti, tante situazioni, sentimenti che ho cercato di allontanare nel tempo da me stessa, di dirmi ma no, non è vero, non è successo. Un po' ho sempre cercato di scappare da queste sofferenze. E solo che non si può scappare da tante cose. E queste cose si sono accumulate. Verso i 17 anni ho detto ok, basta. Adesso tra poco sono maggiorenne, voglio avere la mia vita in mano. E ho iniziato a lavorare per questo e ho cercato persone che mi piacevano, sia fisicamente ma anche come stile di vita. E ho pensato ok, io voglio essere così. Per essere così devo fare esattamente ciò che fanno loro. E ho iniziato così e all'inizio andava bene. Io ero per la prima volta sicura di poter mostrarmi al pubblico, di poter fare una battuta, poter banalmente ridere, perché non mi vergognavo più di me stessa. E ho mangiato sempre meno e mi dicevo deve bastarti questo, devi farti piacere questo, quindi senza condimenti, senza e via dicendo, perché l'alimentazione ha assunto questo doppio ruolo, ovvero era un modo per controllare il mio corpo, la mia apparenza. E io ero dell'idea, ok, esiste giusto, sbagliato, questo bianco e nero. E non riuscivo a capire che in realtà non è così. Però per me era, se mangio queste cose e mi alleno in questo modo, avrò quel corpo. Se sbaglio di una virgola, posso dimenticarmelo. E quindi era anche per punirsi, perché magari avevo la convinzione di sbagliare, allora devo compensare restringendo. Poi era diventata una cosa anche proprio quasi morale, nel senso che io mi sentivo disgustata a volte al pensiero di me mangiare certe cose, certe quantità. Mi sentivo sbagliata perché in me si era creata l'idea che è sbagliato. E poi è sicuramente anche un inconscio, secondo me, voler mandare un segnale che qualcosa non va. Perché ho imparato in questo tempo poi che rifiutare il cibo è un po' sicuramente rifiutare la vita. Dopo il terzo anno di superiore ho notato che dimagrita ben un po', che non soltanto io l'ho notato, ma anche tutto l'ambito sociale, e la vedevo timida, insicura, si chiudeva, non parlava più, proprio evitava conversazioni su di se stessa, soprattutto infatti sulla malattia. Non si apriva, cioè non faceva vedere alle persone che le stavano vicino come si sente. E poi anche col mangiare, durante questi tempi abbastanza brutti, abbiamo anche noi come amiche notato che mangiava sempre di meno e sempre meno cose, cioè evitava sempre più cibi. All'inizio non l'ho notato così tanto, ma col tempo che escludeva sempre più piatti e quasi quasi al ristorante non trovava più una cosa che vuole mangiare, si notava ben forte questa cosa. E anche ora si nota quando va in ristorante, quando si mangia insieme, fa fatica a scegliere una cosa
che va bene per lei, che c'è sempre questa voce nella testa che dice oh non puoi, qualcosa che la ferma. Le persone nell'ambito sociale la giudicavano e questo mi faceva molto male. Non riuscivo a capire come mai che queste persone non capiscono chi è malata, ecco, che non sceglie di fare così, è qualcosa di più forte di lei. Per i familiari e per gli amici è difficile sostenere una persona con un disturbo alimentare, perché si ha sempre paura di sbagliare qualcosa, si vedono comportamenti che sono veramente strani, si vorrebbero contrastare, però poi dopo non si vogliono neanche avere tutte quelle discussioni, conflitti, per cui molto spesso, soprattutto i familiari, rischiano di sostenere il disturbo alimentare invece che contrastarlo. Noi dell'INFES, il Centro Disturbi Alimentari al Forum Prevenzione, cerchiamo proprio di dare sostegno a chi sta vicino a una persona che soffre di disturbi alimentari e vorrebbe sapere come farlo. Per cui vengono da noi non soltanto i genitori, vengono anche gli insegnanti, le amiche, l'allenatore sportivo, i fratelli e le sorelle, perché molto spesso si trovano proprio in difficoltà e hanno bisogno di essere proprio accompagnati. Noi cerchiamo soprattutto di accoglierli, perché di solito quando vengono da noi hanno già fatto un bel po' di strada, hanno cercato aiuto chi dal medico di base, dal pediatra, dal ginecologo, dagli amici, dai parenti, per cui arrivano qua di solito in una situazione di ansia. E noi facciamo prime consulenze, proprio la prima accoglienza, il primo momento di crisi e poi vediamo insieme dove inviarli. Siamo in contatto con i servizi di tutto l'Alto Adige e sappiamo sempre bene da chi mandiamo le persone. Io a casa ero seguita da una dietista fuori, ma non riuscivo a rispettare quello che mi diceva e litigavo sempre con i miei genitori perché non volevo mangiare, quindi mangiavo veramente poche cose, e magari yogurt o così, e certe volte saltavo pure, o delle volte nascondevo magari il mangiare perché non volevo mangiare e farlo di nascosto, e quindi sì, era un continuo mangiare poco poco e volevo anche fare tanto movimento, ma l'unica cosa che riuscivo a fare erano le passeggiate perché non avevo più muscolo e quindi l'unica cosa che riuscivo a fare era andare lungo il fiume o così, e vedevo tutte le cose in movimento non come qualcosa di piacere ma qualcosa che dovevo fare, se no mi sentivo in colpa, e il mio peso è arrivato fino a 34 kg e sì, lì mia mamma ha deciso di ricoverarmi immediatamente. Il ricovero facciamo in situazioni diverse. Uno è che la sintomatologia corporea è così precaria che dobbiamo ricoverare una paziente o per motivi cardiocircolatori, che la frequenza cardiaca è così bassa, oppure ci sono l'ipotimie e vengono in pronto soccorso. Dall'altra parte possono essere anche le famiglie che non riescono più a gestire questo problema a casa e quindi chiedono un ricovero. Bisogna dire che il trattamento di un disturbo del comportamento alimentare è un trattamento ambulatoriale, può durare da 2 a 5 anni ed è interrotto ogni tanto da ricoveri, che possono essere anche questi 2-3 mesi o meno, dipende dalla gravità. Noi siamo favorevoli a un inizio, a un trattamento molto precoce, se possibile, perché le sequele corporee e anche psichiche sono meno gravi e la prognosi è molto migliore se riusciamo a iniziare una terapia precoce.
La mia storia è iniziata 2 anni fa, quando sono entrata in un'accademia di danza e ci hanno fatto iniziare una dieta perché la danza è un ambiente dove il corpo è un punto molto importante e quindi ho iniziato questa dieta e da persona determinata che sono l'ho continuata nonostante gli altri ragazzi e ragazze l'avessero smessa. Sono andata avanti anche a causa dei complimenti che mi faceva il mio direttore e mi prendeva come esempio perché ero l'unica che aveva resistito e quindi sono entrata in questa malattia e mi sono iniziata a fissare con i numeri, con l'aspetto fisico, con le calorie e tutto il resto e poi sì, sono arrivata qua. Sono arrivata qui in grave sottopeso che mi hanno dovuto mettere subito il sondino e io ero molto contraria di venire qui inizialmente perché avevo paura e per l'esperienza che avevo avuto anche l'anno scorso, ma ora posso dire che sono molto felice di essere qui perché veramente mi stanno aiutando tanto e veramente stiamo combattendo tutti insieme contro questa malattia e questo mostro che è molto forte. Allora, se uno pensa di soffrire di un disturbo alimentare o conosce qualcuno che ha un disturbo alimentare, si può rivolgere così come prima istanza forse all'INFES, che è un centro di prevenzione e di consulenza, dove si possono ricevere le prime informazioni, o anche direttamente al nostro centro, dove poi viene fatto un primo colloquio e poi viene valutato se c'è il bisogno di iniziare una terapia, una presa in carico. E da quanto tempo convivi con questo disturbo, con questa difficoltà? L'iter funziona un po' così, che il primo colloquio viene fatto con uno psicoterapeuta, poi viene discusso in equipe di come prendere in carico il paziente e poi il paziente farà delle visite se necessario con col medico e anche poi con i dietisti dove poi elaborano la parte alimentare. Se c'è necessità c'è un medico psichiatra che si occupa della parte farmacologica. Adesso iniziamo a raccogliere un po' di dati, così cerchiamo di capire un pochino la storia, no? I suoi genitori sono viventi, sono in salute? Il nostro è un setting ambulatoriale, questo vuol dire che vediamo i pazienti una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, dipende un po' dalla necessità. Se poi nel percorso terapeutico nell'equipe viene deciso che il percorso è troppo poco intenso o la paziente ha bisogno di più aiuto, allora si può pensare sia a un ricovero ospedaliero, se i valori organici non vanno più bene, allora si collabora con la pediatria di Bressanone o con la psichiatria di Bolzano per l'adulto. Se invece si tratta più di una componente più terapeutica, nel senso che i valori vanno bene, però non si riesce più ad andare avanti nel setting ambulatoriale o c'è bisogno di un altro intervento, allora si può inviare il paziente al centro terapeutico a Bad Pachkart o anche al centro diurno o residenziale di Villa Ea. Villa Ea è un centro per i disturbi del comportamento alimentare nato a Bolzano nel gennaio 2021 in collaborazione e in convenzione con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige ed è un centro diurno da una parte che ospita 12 pazienti e una comunità 24 ore su 24, comunità protetta per 8 posti letto. A Villa Ea lavora un team multidisciplinare composto sia da personale inviato dall'azienda sanitaria stessa che da personale assunto dalla nostra cooperativa Città Azzurra di Bolzano. Qui lavorano psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, chiaramente dietiste e dietologi e assistenti sociali.
Le principali terapie che vengono erogate qui a Villa Ea sono principalmente quelle di psicoterapia individuale e a fianco all'assistenza pasti anche attività varie di gruppo come la teatroterapia, la danzoterapia, la musicoterapia e non ultima la ortoterapia per un giardino bellissimo che abbiamo proprio a nostra disposizione. Questo per dare un miglioramento della qualità di vita di questi pazienti che vengono ospitati qui a Villa Ea. L'atmosfera dei pasti qui a Villa Ea diciamo che dipende un po' dalle giornate e dipende anche dalle persone presenti. Anticipo che durante il pasto ci sono sempre due operatori presenti, solitamente la dietista oppure un altro operatore che danno sostegno al momento del pasto. E poi a seconda dei ragazzi o delle ragazze che troviamo c'è un'atmosfera diversa perché ci sono quelli che sono più predisposti a parlare oppure altri che invece sono molto concentrati sul piatto. Quindi il nostro ruolo è sicuramente quello di incentivare e di sostenere un dialogo in modo da far sì che i pensieri vadano un po' su altri livelli e che non siano focalizzati solamente sul piatto. E quello anche poi di dare sostegno individuale, quindi se troviamo qualcuno che ha delle difficoltà può chiamarci, può chiedere delle rassicurazioni e quindi in quei casi si cerca di motivare poi all'assunzione del pasto. Pazienti o persone che soffrono un disturbo alimentare, in particolare l'anoressia restrittiva, hanno sempre l'obiettivo di mangiare sempre meno e quindi sviluppano dei comportamenti disfunzionali, così chiamati come rituali, per assumere sostanzialmente meno calorie. Quindi abbiamo ad esempio lo spezzettamento, quindi tagliuzzare l'alimento in piccoli piccoli pezzi, o l'asciugare l'alimento sul bordo del piatto piuttosto che sul tovagliolo, per farlo asciugare dal condimento in sostanza. Un'altra caratteristica è il mangiare molto molto lentamente, motivo per cui noi abbiamo deciso di introdurre una regola praticamente di terminare il pasto entro i 45 minuti in modo da aiutare anche a superare questa difficoltà del mangiare molto lentamente. In realtà il mostro, così la chiamo io, stava iniziando a prendere la mia bambina, perché anche se è grande è pur sempre la mia dolce piccolina. L'anoressia si impossessava sempre di più di lei e la certezza l'ho avuta a una festa dove lei mi chiese di tirarle sulla cerniera. E mentre la toccavo, vidi nella schiena le ossa che si continuavano a toccare da quanto era dimagrita. Mio Dio, che pugnalata, ho sentito nel mio cuore. L'ho portata così nell'ospedale, qui a Brunico. Ma passavano i mesi, gli anni, e i risultati non c'erano. Dimagriva sempre di più. I suoi bellissimi occhi erano spenti. Il visino scarnato, il suo corpo erano come quello di uno scheletro che camminava. Non riusciva più a fare niente da quanto era spenta. Urlava, piangeva, si graffiava. Se continuava a stare era sicuramente dedicata alla morte. Gli era venuta anche una forte depressione. Ancora adesso che penso di queste cose non riesco a fare a meno di piangere. L'inferno che ho passato, lei e noi tutti qui a casa, io, mio marito e i suoi fratelli. Era così brutto e indescrivibile. Non so come descrivere questa grande sofferenza, vedere una ragazza così speciale, così meravigliosa, essere travolta da quel mostro e sentirsi così impotenti. Avevo questa disciplina rigida e quando non ci riuscivo, per un motivo o per un altro, venivo sommersa dai sensi di colpa, dal senso di essere sbagliata e avevo questo senso di disgusto, di rabbia, di frustrazione nei miei confronti e psicologicamente molto forte e brutto, proprio la parola giusta.
perché io non ero più in grado di pensare lucidamente, non vedevo più oltre a quelle regole, e si erano sviluppate delle paure che adesso a parlarne sembrerebbero banali e insensate, ma in quel periodo su di me avevano preso il sopravvento, non vivevo più, non volevo avere una vita sociale, avevo paura di averla, di espormi di nuovo. Dovevo solo seguire le mie regole. La mia testa era piena, ma piena di cose cattive nei miei confronti. E io mi punivo costantemente. Era un costante svegliarsi, cercare di fare, ma poi punirsi. Noi la vedevamo ogni giorno di più, sempre più magra. Il problema è che lei non si vedeva così e desiderava sempre qualcosa che non si poteva raggiungere. Lei non si vedeva, non si rendeva conto, come è un sintomo normale di questa, purtroppo, di questa malattia. Però la realtà è che aveva raggiunto una forma troppo grave, troppo magra. Solo che non si riusciva ancora a vedere, non riusciva a concepire ancora questa cosa. Sembrava divisa in due, nel senso che bene o male si vedeva che era molto più stanca, ovviamente perché il fisico non reggeva più, anche meno lucida, però comunque nella vita al di fuori dal cibo, al di fuori dai pasti, al di fuori da questa sfera, comunque era la Giusy di sempre, la Giusy che ho sempre conosciuto, allegra, seria, responsabile. Però quando poi si entrava nell'altra sfera cambiava totalmente e lì sorgevano le sue paure, le sue ansie, le crisi, i pianti, le tristezze. Io ero come una doppia personalità, la parte distrutta e schiava e la parte che vedeva ed era non lucida, però capiva cosa succedeva dentro, cosa succedeva agli altri fuori, ma non ero in grado di farla uscire. E quindi mi facevo pena da sola, perché ero in realtà una persona, sempre stata una persona che voleva studiare, viaggiare, lavorare, mettersi in gioco, usare le proprie conoscenze. Sapevo fare un po' di tutto, solo che a me non bastava mai. E poi mi sono ritrovata ad essere maggiorenne, a un passo da una vita autonoma e non essere in grado di versarmi un bicchiere di latte senza avere crisi. E dopo un po' era così frustrante capirlo, ma non riuscire a far niente per combattere veramente, che io dopo un po' ero stanca di svegliarmi la mattina, mi svegliavo stanca. Ogni giorno era ancora un giorno, e non un regalo, un qualcosa che potevo vivere. Ero talmente stufa che passavo per la strada con gli occhi chiusi e dicevo, boh, se succede qualcosa succede. Ero stanca. Quello che noi notiamo che hanno tutte le persone che si ammalano è una bassa autostima. Bassa autostima significa non avere quella sensazione sana di dire io sono come sono e va bene così. Le persone con la bassa autostima si mettono sempre in discussione, cercano sempre un modo per sentirsi migliori e il controllo dell'alimentazione, del corpo, del peso, dà questa sensazione. Se io controllo, se io faccio quello che mi sono preposta di fare, se faccio tutti gli allenamenti che mi sono preposta di fare, mi sento bene, mi sento una persona giusta. Mentre mi sento una fallita quando poi non faccio le cose che mi ero proposta di fare, no? E allora si entra in questo meccanismo in cui il controllo diventa quasi la fonte dell'autostima. Se mi controllo, mi sento in gamba.
E allora questo è anche il motivo per cui i disturbi alimentari sono così difficili da curare, perché tu devi togliere alla persona quella che è la sua fonte di autostima e le persone non vogliono. Allora quello che bisogna fare durante il percorso è creare altre fonti di autostima insieme alle persone affinché loro si accorgano che possono fare a meno del disturbo. Però è un processo molto lungo. Sono sempre stata una persona che comunque si concentrava molto sul benessere degli altri e involontariamente questa cosa mi ha portato comunque a dimenticarmi di quello di cui veramente avevo bisogno ed essendo così insicura diciamo che per me era anche quasi uno sfogo dedicarmi completamente alle persone a cui volevo bene piuttosto che pensare che magari anch'io avevo bisogno di uno spazio di comprensione, di persone che effettivamente mi volevano bene e mi sono circondata soprattutto quando ero più piccola e non capivo bene ancora come approcciarmi con le altre persone e non riuscivo a riconoscere effettivamente chi mi volesse bene e chi no. Mi sono un po' dimenticata di me stessa, ecco, in questo periodo della mia vita. Quando uscivo con i miei amici mi ricordo che spesso e volentieri dicevo di avere già mangiato perché non mi andava di mangiare con loro e soprattutto provavo vergogna a mangiare davanti alle altre persone. E mi ricordo che anche quando dovevo mangiare a casa mia non mi sentivo tranquilla neanche a mangiare davanti alla mia famiglia e quindi magari quando arrivavo a casa dicevo che avevo mangiato fuori e quando ero fuori dicevo che avevo già mangiato a casa. E mi ricordo che per un lunghissimo periodo la prima cosa che facevo quando mi alzavo era prendere la bilancia e pesarmi e quel numero che trovavo scritto sulla bilancia alla fine mi determinava tutta la mia giornata. La cosa che mi ha aiutato è stato informarmi sempre di più sul mondo appunto dello sport, guardando vari video su YouTube di tante ragazze che facevano vedere i loro progressi e io diciamo che non vedevo questi progressi perché appunto non mangiavo abbastanza e anche se magari mi allenavo un'ora ogni giorno il mio corpo non riusciva ad avere quell'aspetto che volevo appunto perché mangiavo troppo poco e quindi ho iniziato a informarmi su come avrei dovuto mangiare, su quante proteine mi servivano, su quante calorie mi servivano al giorno, su quanta carboidrati mi servivano e iniziai a mangiare di più senza neanche rendermene conto e più mangiavo più vedevo che il mio corpo riusciva ad avere un risultato quello che effettivamente cercavo e questa cosa mi ha aiutato tantissimo, non ero più così rigida verso di me, ma stavo iniziando a capire che mi volevo bene e che avevo bisogno solo di pensare un po' più a me senza sentirmi un egoista. Motivo che porta a un disturbo del comportamento alimentare non c'è un motivo solo, è una cosa che ha tanti motivi. Uno sicuramente è la personalità della persona, vediamo ragazze molto perfezionistiche oppure con altri disturbi del comportamento, per esempio anche ansie o anche disturbi psichiatrici che sono accompagnati a un disturbo del comportamento alimentare. Vediamo tante ragazze che fanno diete, circa il 70% delle ragazze adolescenti hanno fatto una volta una dieta nella loro vita, però poche, per fortuna, arrivano fino a un disturbo del comportamento alimentare, un'anoressia. Non possiamo dire che solo
i nuovi mass media che fanno vedere la figura della donna in un modo diverso è la causa del disturbo. È una delle cause, però non è l'unica causa. Quindi è tutto un mix di cause che porta poi alla fine al disturbo del comportamento alimentare. I corpi che vedo dalle altre persone li vedo belli e purtroppo è un pensiero della società questo che una persona magra sia una persona bella, perché non è assolutamente vero e perché tutti hanno la propria bellezza nel proprio corpo, però io mi sono appunto fissata e purtroppo e io le altre persone le vedo magre, invece io allo specchio mi vedo ancora grassa tuttora. E è una cosa che mi provoca davvero tanta ansia, preoccupazione e mi blocca ad andare avanti, perché vedersi allo specchio e pensare quanto sei grassa, quanto sei brutta e tutte queste cose qui è veramente una cosa difficile da combattere, perché quello che vedo con i miei occhi io penso che sia la realtà, perché io vedo questo e io credo così e non riesco a fidarmi tanto di quello che dicono gli altri. Se mi toccavano la gamba, la spalla, andavo, cioè, davo di matto proprio, perché proprio mi dava quella sensazione di, magari pensavo che quella persona pensasse di me che sono grassa, ok? Mi vedevo allo specchio e vedevo una Giulia totalmente diversa. In realtà ero così, ma io mi vedevo cicciona, ecco, robusta. No? Non mi sentivo nel mio corpo, non mi percepivo, non riuscivo ad accettarmi. Sì, i social media li stiamo tenendo sott'occhio da diversi anni, perché la maggior parte delle ragazze ci dicono proprio che i social media hanno influenzato l'esordio del loro disturbo alimentare. I social media purtroppo sono guidati da privati che vogliono guadagnare soldi e che si sono accorti molto in fretta che la nostra attenzione è catturata più facilmente dai corpi che non dai paesaggi, per esempio, dai corpi magri che non dai corpi in carne e dai corpi molto magri e soprattutto se meno vestiti. Per cui i profili che presentano questi corpi vengono spinti dagli algoritmi. Significa che anche se io non li vado a cercare, io vedrò sempre corpi sul mio feed di Instagram o di TikTok. E questo fa sì che veniamo continuamente confrontati con immagini di corpi a cui si attribuisce una perfezione. E poi c'è un'immagine di corpo che cambia anche leggermente nel tempo. Per esempio, da qualche anno a questa parte il corpo bello ha il sedere ben formato e anche il seno prosperoso, ma la pancia piatta, cosa che nella natura non è molto facile, perché se sono magra ho anche poco seno. Però questo è il modello che viene spinto attualmente. 10 anni fa il sedere rotondo non era necessario, non faceva parte dell'immaginario collettivo di bellezza. Per cui questi social media influenzano anche tanto proprio il modello di bellezza che noi vediamo. Siamo qua nella Pala Onda perché mi ricorda al mio passato come allenatore di hockey che avevo fatto per un paio di anni e purtroppo ho dovuto smettere per motivi sociali, lavorativi, che ho cambiato lavoro un paio di anni fa e il lavoro non mi ha soddisfatto e piano piano ho perso i miei obiettivi personali, i miei obiettivi lavorativi, così sono caduto in un buco e ho iniziato a fare
tantissimo sport. Ho iniziato a camminare, andare in bici piuttosto di andare sul ghiaccio o giocare a hockey con gli amici. E purtroppo non sono riuscito di equilibrare la mia alimentazione con lo sport. Avevo 43 kg, i miei segni vitali erano bassi, bassi, bassi. E quando avevo fatto la prima richiesta alla Villa Ea non mi avevano nemmeno preso perché erano proprio critici i miei segni vitali. Così avevo anche dovuto aspettare un paio di settimane finché mi hanno ripreso. Dalla mia esperienza lavorativa, la maggiore differenza che vedo tra femmine e maschi è quella che forse nell'uomo è più presente la componente del movimento compulsivo, dello sport compulsivo. Molto spesso uomini cercano di migliorare la loro prestazione, aumentano in un modo eccessivo l'attività fisica, ma non riescono o non vogliono o non sanno che devono anche comunque aggiustare il loro introito calorico e quindi ricadono in una malnutrizione grave che può comunque comportare anche degli effetti negativi per la loro salute. Questo chiaramente entra poi come in un circolo vizioso del mangiare poco e fare tanto sport, e se ci sono poi anche altri fattori predisponenti può instaurarsi un'anoressia piuttosto che un altro disturbo alimentare. Nella Villa Ea ho imparato di star fermo, soprattutto. E lì ho di nuovo imparato a riconoscere il mio corpo. E adesso, piano piano, dopo un paio di mesi che sono lì, adesso da 6 mesi, rinizio di riavere la mia vita normale, quotidiana. Passo per passo ritorno alla mia vita. La terapia danza e la terapia yoga mi hanno colpito di più. Queste due terapie mi hanno fatto vedere com'è importante star fermo, leggere il mio corpo e fare quello che mi dice il mio corpo, esprimere l'esperienza del corpo, col contatto del gruppo anche. E quello mi è piaciuto e mi ha dato tantissimo. E fare le terapie di gruppo insieme aiuta anche tanto a creare dell'empatia, una pazienza, una dolcezza anche, che a me il disturbo ha tolto. Io non avevo più pazienza, ero severa con me stessa e con gli altri. Avevo poca comprensione, magari. E invece ricominciare queste terapie come danza, arte, giardinaggio, è un altro modo per esprimersi, per capirsi. E quindi poi capisco che quella comprensione che posso avere per gli altri, quella speranza anche che io magari vedo negli altri e in me no, pian piano posso evolverla anche per me stessa. Credo che la danza terapia possa aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza corporea e nel caso specifico dei ragazzi e delle ragazze con disturbi del comportamento alimentare può aiutare ad esprimere quelle emozioni così difficili a volte da raccontare o dire attraverso le parole. Chiaramente qui a Villa Ea non ospitiamo soltanto persone che soffrono di anoressia, ma possiamo anche avere persone che soffrono di bulimia, piuttosto che di binge eating oppure altri disturbi alimentari. Nella bulimia diciamo che sul momento del pasto non si nota una grande differenza con i ragazzi che soffrono di anoressia, perché comunque l'obiettivo anche
il loro obiettivo è comunque quello di assumere possibilmente poco. Chiaramente nella bulimia poi abbiamo anche dei momenti di abbuffate, che sono forse quelli che contraddistinguono questa patologia, seguiti da metodi di compenso come può essere e metodi di eliminazione come può essere il vomito. Per cui nel momento dopo pasto per loro è molto difficile cercare di non indursi il vomito, e quindi anche per loro un momento di dialogo, di condivisione del momento è molto importante. E poi abbiamo anche ragazzi che soffrono di binge eating. Nel binge eating anche qui abbiamo delle abbuffate. Chiaramente qua nella struttura è difficile averle perché non hanno accesso agli alimenti, però fuori da qua è una cosa possibile. Quindi nel caso del binge eating l'obiettivo sarà sempre quello di ridurre le abbuffate e poi in un secondo tempo anche cercare di raggiungere una riduzione del peso, perché comunque ci troviamo spesso di fronte a persone che hanno un sovrappeso oppure un'obesità, questo nel caso del binge eating. Ho sofferto di anoressia e sono stata molto male, però mi è durato circa 2 anni, è stato un periodo di 2 anni circa, dove sono finita in amenorrea, quindi non avevo più il ciclo. E quando poi sono guarita, piano piano, ero in salute e tutto, purtroppo poi mi sono affidata a una persona sbagliata in palestra, perché avevo iniziato ad allenarmi e stando bene, e questa persona diciamo che mi ha creato una alimentazione molto restrittiva che mi ha portato ad avere delle abbuffate. Questo switch che ho fatto da anoressia a un altro disturbo alimentare è molto frequente, anche succede, no? Perché io ho avuto questa dieta restrittiva che mi ha portato ad avere il binge eating, ed è peggiorato settimana in settimana, passando da 3 abbuffate a settimana a 3 abbuffate al giorno. Ti vengono d'improvviso, magari scaturite da un pensiero negativo, ti vengono di colpo, e in quel momento sembri, è brutto da dire, ma sembri come assatanata un po'. Sei nel tuo mondo, sei nella tua bolla. E diciamo che è stato peggio dell'anoressia quello. Non so nemmeno io dirti per quali determinati motivi, ma a livello proprio di sensazione, a livello mentale, è stato peggio. La prognosi del disturbo del comportamento alimentare, bisogna dire che circa il 50% guariscono. Soprattutto quelli che noi vediamo in modo precoce e che non hanno ricadute. Quindi dove il pensare al disturbo non è così fissato. Il 25% riesce a fare una vita abbastanza normale, però hanno sempre nei pensieri le calorie, quanto mi devo muovere per perdere di nuovo questo che ho assunto col cibo, però riescono a vivere una vita di rapporto col partner e anche bambini in famiglia normale. E il 25% sono quelli che hanno un decorso molto sfavorevole, fanno un percorso da una struttura all'altra, riescono forse a mantenere il loro peso su un livello molto basso, però hanno una vita da anoressico, quindi non hanno rapporti normali con partner in una famiglia normale, non hanno figli e vivono una vita da anoressico. Sono anche quelli che hanno una percentuale molto alta dove non sopravvivono questo disturbo, quindi abbiamo detto fino al 10% non sopravvive un disturbo del comportamento alimentare. Questa malattia, tutte le bellezze che abbiamo dentro, ce le toglie,
perché si diventa persone nervose, aggressive, che non hanno più voglia di stare insieme, in compagnia. Quindi questa malattia veramente toglie tutto, tutto il bello della vita e vuole portare proprio alla morte. E io ho toccato proprio il fondo e non voglio più soffrire così, perché ho sofferto tanto, tanto, per tanto tempo, e voglio adesso avere la forza di andare avanti, di combattere e farmi aiutare.